Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Mariolina Sattanino, buonasera. Giornalista. Buonasera Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Buonasera Pino, buonasera. Corrias, giornalista e scrittore, e ci raggiungerà subito Gianrico Carofiglio, buonasera. Che stasera interpelleremo anche come ex magistrato, perché come sapete il governo si appresta a questi nuovi allentamenti delle misure restrittive mentre prepara i famosi stati generali. Ma Conte deve far fronte a questa inchiesta della Procura di Bergamo, e su questo fronte le incognite sono tante. Subito dopo la pubblicità. Gianrico Carofiglio, stasera la interpello da ex magistrato più che da scrittore, perché l'inchiesta della Procura di Bergamo, diciamo il reato ipotizzato è epidemia colposa, rischia di essere una grana grossa per il Presidente del Consiglio Conte. O no? Lei che idea si è fatto? È un'inchiesta solida e il Premier può essere indagato? Ma io non ho naturalmente la più pallida idea della solidità dell'inchiesta, e secondo me in una fase come questa nessuna idea sulla solidità dell'inchiesta può averla chi che sia, nel senso gli stessi magistrati che se ne stanno occupando. La solidità di un'indagine si verifica proprio facendo l'indagine. In astratto quell'imputazione è configurabile. Quando dico in astratto intendo dire che il meccanismo è questo: se si verifica un'epidemia o in generale un altro reato che ha a che fare con la salute e l'integrità delle persone, è possibile immaginare un'ipotesi colposa. Colposa vuol dire che l'eventuale responsabile non voleva che accadesse un certo fatto, ma non ha preso tutte le precauzioni per evitarlo. Suppongo che questa sia l'ipotesi investigativa, che naturalmente è tutta quanta da verificare. Io credo che Conte non sia troppo contento di questa indagine, come è del tutto naturale, in via del tutto astratta, ma non ho proprio idea di che cosa ci sia. L'imputazione non è impossibile. Francamente, se posso aggiungere conclusivamente questa cosa, io ho sempre qualche difficoltà nel considerare iniziative giudiziarie che hanno a che fare con fenomeni piuttosto che con singoli fatti, ma ripeto, questo lo dico in termini del tutto generali, astratti e non conoscendo un singolo foglio di questo fascicolo. Alessandro Sallusti, tu che idea ti sei fatto? Salvini sicuramente un'idea se l'è fatta, perché ha già detto ieri che giustizia è fatta dopo tante menzogne. Però siccome per il momento il Presidente del Consiglio non è nemmeno indagato, non ha un avviso di garanzia, non c'è niente, è un po' una forma di giustizialismo questa, no? Un po' quello che la destra berlusconiana e la destra in generale aborrisce di più. Ma io mi auguro e spero che il giudizio di Salvini sia politico, nel senso che si sta accertando che eventuali responsabilità non sono solo della Regione Lombardia, ma sono anche del governo. Immagino che lui può avere il dente avvelenato, perché viceversa Conte sulla questione dell'immigrazione lo ha messo nelle mani dei magistrati, lavandosi bene le sue, quindi ci può essere anche un po' di rancore personale. Ma in generale io ho molti dubbi quando la giustizia entra nelle decisioni politiche, non solo perché per quello che ha detto, che abbiamo appena sentito adesso, cioè indagare sui fenomeni invece che sui fatti. Ricordiamo che questo paese ha mandato sotto processo gli esperti di terremoti perché non avevano previsto il terremoto dell'Aquila, cioè è un paese molto strano questo qui. Ma più in generale io credo che le decisioni politiche la magistratura non debba entrare nelle decisioni politiche, se no diamo il governo in mano ai magistrati.
la politica dovrebbe avere una sorta di salvacondotto rispetto alle decisioni politiche e farsi giudicare dagli elettori. Detto questo, questa indagine dimostra che anche da parte dei giornalisti che hanno scaricato tutte le eventuali colpe politiche, non giudiziarie, sulla regione Lombardia, probabilmente avranno preso una cantonata. Ce ne sono. Ma è ovvio che sia così, che lì il sistema è andato in tilt, cioè non è che ci vuole un'indagine della magistratura per capire che in quelle ore il sistema è andato in tilt. Del governo centrale o il sistema della Lombardia? Perché per la verità è un po' questo. Tutti, il, ma probabilmente, il ma probabilmente, nodo cruciale ma probab- anzi, probabilmente. Anzi, tolgo il probabilmente, sicuramente tutti, ma cosa facciamo? Arrestiamo il governo, arrestiamo la regione Lombardia, arrestiamo tutti? Perché? Sono state prese decisioni politiche e la politica allora, non si può arrestare. Un paese libero vive di politica, non di magistratura. Ecco, per la verità, Pino Corrias, ci sono inchieste che sono state aperte anche in altri paesi, per esempio in Francia e anche da altre parti. Non sempre il governo è l'obiettivo, ma magari i massimi funzionari della sanità. Perché un po', diciamo, questo è il punto. Sallusti dice, ma la politica risponda politicamente dei suoi atti, non è la magistratura che deve intromettersi, che è un po' la malattia italiana. Tu, tra l'altro, pensi che Conte sia un avvocato molto scaltro. Domani verrà sentito dai PM. Li affronterà più come scaltro avvocato o come istituzionale presidente del Consiglio? Beh, intanto li affronterà nella sua forma, diciamo, ufficiale, come persona informata dei fatti, e quindi renderà testimonianza e credo collaborerà, così almeno ha detto in diverse occasioni, alla ricostruzione degli eventi. Dopodiché è vero che degli eventi così catastrofici, mentre accadono e sono fatti di istanti che ti travolgono, quando poi li ricostruisci devi ricostruirli con una certa lentezza. A me ha stupito molto il procuratore aggiunto di Bergamo, perché ha più o meno anticipato, non dico una sentenza, ma insomma una sua convinzione, cioè che la determinazione della zona rossa nella Val Seriana era in capo al governo, cosa che mi pare di avere capito leggendo le ricostruzioni. Non è esattamente così, cioè, le responsabilità di determinare la zona rossa sono sia della regione che del governo, e questo lo stabilisce una legge dal 1978 in avanti. E poi però volevo anche aggiungere a quello che diceva Alessandro Sallusti, che in parte condivido, che non è affatto vero che i magistrati avevano messo sotto inchiesta gli esperti di terremoti, i geologi, perché non avevano previsto il terremoto, ma perché lo avevano escluso. Questo era, sì, no, certo, ma perché lo avevano escluso, non perché non lo avevano previsto. Quindi non era, diciamo, no. Escluderlo. Tanto è vero che sono stati poi assolti, vero, in Cassazione. Non è la stessa cosa. Sono stati tutti assolti. Tutti sì, assolti. Sono stati in prima condannati, poi sono stati tutti assolti. Certo, sono stati tutti assolti. Dopodiché si è detto, si è dimostrato che l'allentamento dell'allarme di quei giorni, lo sciame sismico, adesso non volevo riaprire tutta la questione, aveva fatto sì che la gente fosse convinta che il terremoto non stava arrivando ed è tornata a casa, e questo ha determinato allora la catastrofe, e da qui l'inchiesta. Non era mai Dopodiché, uscita. Certo. Vabbè, e siamo... Aspettate, adesso vi ridò subito la parola, ma voglio prima sentire Mariolina Sattanino, perché allora intanto sappiamo che Conte domani uscirà con 5 interviste sui 5 più grandi quotidiani nazionali per dire che lui non è preoccupato, che è tranquillo, che risponderà a tutto quello che gli chiederanno i PM, eccetera, eccetera.
Conte ha anche detto che non esiste un manuale per la gestione di un'epidemia e ha ricordato che in effetti, come ci ha detto anche Giappino Corrias poco fa, ci sono state tante regioni che autonomamente, certo, senza chiedere il permesso del governo, hanno istituito zone rosse. Dall'Emilia Romagna alla Calabria. E anche comuni lo hanno fatto, anche sindaci. Ecco, ma quindi questa difesa di Conte ti sembra convincente? Ma io volevo dire questo, un'indagine preliminare era doverosa perché ci sono decine di parenti delle vittime, di cittadine che hanno chiesto alla magistratura di intervenire ed è anche giusto che gli italiani sappiano più o meno in quei giorni tragici che cosa è potuto accadere. Però oggi sono andata a rivedermi i titoli dei giornali di quei giorni. Diciamo, da quando è cominciato il paziente 1 a Codogno all'8 marzo, in cui tutta l'Italia è stata messa in lockdown, sono passati 15 giorni. In quei 15 giorni c'è stato il massacro a Nembro e Alzano Lombardo. Cosa scrivevano i giornali, per esempio, il 28 febbraio, 3 giorni dopo Codogno? La Lombardia riparte, Milano non si ferma. Per esempio, ecco, Sallusti aveva titolato... Lo diceva Sala, non il giornale. No, il giornale del 28 febbraio titola... Isolato Conte, il Nord riparte. Quindi Conte è innocente, perché allora isolato Conte, oggi voi dovreste dire... che Conte è isolato, era per la chiusura e quindi automaticamente sarebbe innocente. Sarebbe innocente. La verità è che c'era un movimento di opinione pubblica, di sistema imprenditoriale, sindacati, che chiedevano realmente che la Lombardia non chiudesse. E l'unica cosa che veramente non bisogna fare, secondo me, è criminalizzare lo spirito lombardo di voglia di lavorare, di fare bene, di impegnarsi. Quindi non bisogna mettere sotto processo questo e i lombardi, non bisogna mettere sotto processo medici o infermieri, perché questo è un altro rischio che si corre. Certo. Detto questo, è chiaro che il governo è stato influenzato da quella campagna che in quei giorni c'era perché la Lombardia non venisse chiusa. Certo, si poteva chiudere, adesso tutti sappiamo che sarebbe stato meglio. Col senno di poi, diciamo, in queste situazioni, ecco, probabilmente anche semplice, ma però siccome tu hai, diciamo, chiamato in causa direttamente Sallusti, che del resto io leggo sempre, apprezzo tantissimo, ma tutti lo apprezziamo, anche il suo editoriale di oggi mi è piaciuto tantissimo, perché questa cosa iconoclasta, ma questo ci porta a un altro discorso. Ecco, ma torniamo a questo 28 febbraio, no? Il 28 febbraio tu citavi il sì, titoli. Sì, io sono andata a guardarmi solo quel giorno perché mi sembrava senso che giustamente 28 febbraio, guarda, ti posso dire, no, ci ricordavi che la Lombardia, Milano col suo sindaco, insomma, tutti parlavano di facciamo gli aperitivi, teniamo la Lombardia aperta, il nord inizia a ripartire, si riapre il Duomo, si riaprono i musei. Boccia, l'allora presidente di Confindustria, diceva sul Sole 24 Ore: abbiamo più lucidità. Certo, poi anche Confindustria Lombardia è stato influenzato tutto, diciamo, da questo, io, no? Come dice, allora, Sallusti, Corrias e poi Carofiglio. Volevo solo dire che io non ricordo, non l'ho sotto mano, non ricordo esattamente, molto probabilmente noi, come dire, interpretavamo quello che l'ambiente politico, l'ambiente imprenditoriale, l'ambiente sociale diceva e chiedeva, in primis Zingaretti, che venne il segretario del PD, venne a Milano a tranquillizzare tutti e dice non succede nulla. Ma detto questo, io credo che anche noi giornalisti abbiamo fatto tanti errori, in assoluta buona fede ovviamente, ma mi dico, se ha sbagliato la dottoressa Capua, che è la più grande virologa italiana che abbiamo e che abbiamo prestato all'America, che in quei giorni diceva che era poco più di un'influenza,
Abbiamo sbagliato tutti, certo. Per questo io dico che non si può processare un'emergenza, perché allora dovremmo andare chi più, chi meno, chi colposo, chi doloso, dovremmo andare tutti sotto processo, professionale, penale, civile. Cosa facciamo? Processiamo un paese perché ci è arrivata addosso una bomba e non ce ne eravamo accorti? Boh, non lo so, a me sembra una follia. Corrias. Beh no, dire che tutti colpevoli, allora nessuno è colpevole, va bene fino a un certo punto. Salvini, se vi ricordate, disse riapriamo tutto, ma questo l'hanno fatto un po' i politici, assecondando anche le spinte dell'opinione pubblica. È un fatto però, è un fatto accertato che 1 milione di persone in quelle zone della Lombardia hanno continuato a lavorare fino al lockdown, perché c'era Confindustria che diceva che le piccole e medie aziende, che il cuore del produttivo del paese, esatto, e anche dopo, non si poteva fermare. E questo è stato probabilmente i sindacati. Sì, un po' meno. Più cauti. L'appello di imprese e sindacati, ne parlava il Corriere sempre di quel giorno, l'appello di imprese e sindacati, esatto, per tornare a lavorare. Assolutamente. È evidente che i partiti politici, il governo e le parti sociali e tutti quanti sono influenzati da questa, perché nessuno aveva ancora contezza della gravità e della valanga che sarebbe caduta su quelle valli, e per cui sembrava che passata la prima settimana, le prime 2 settimane, si potesse fare bisboccia o comunque passarla franca, e non è stato così. Oggi naturalmente tutto questo va ricostruito, e io non credo che insomma alla fine si debba mettere sotto inchiesta e fare chissà cosa. Però accertare la sequenza degli eventi, le decisioni, perché devono valere anche per la prossima volta, soprattutto devono valere come esperienza consolidata per la prossima volta, se ci sarà una prossima volta. Naturalmente tutti speriamo di no, ma siccome gli esperti continuano a dirci che ci aspetta ad autunno una seconda ondata di pandemia, forse è utile ricostruire quello che è successo. Allora, prima di ridare la parola a Sattanino, interpello rapidamente caro figlio, perché è questo il punto, come dice Sallusti, non si può processare un'emergenza, perché diciamo, da questa inchiesta della Procura di Bergamo potrebbe uscirne malissimo in realtà la giunta regionale a guida leghista della Lombardia, perché sono stati fatti tanti disastri anche lì, oppure potrebbe essere, come dicevamo all'inizio, una grossa grana per il Presidente del Consiglio. Ma in Italia si è cercato spesso di arrivare a una verità politica attraverso un'inchiesta giudiziaria. È questo il caso? Potrebbe essere questo il caso? Non so se sia questo il caso, ma è un'idea terribilmente sbagliata, quella di voler fare la storia o di voler fare la politica attraverso le indagini. È stato uno dei problemi di questo paese, in qualche misura lo è tuttora. I procedimenti giudiziari, le indagini servono ad accertare le responsabilità personali per specifici fatti. Ho detto prima, le indagini non devono occuparsi dei fenomeni, è come dire certo che non devono occuparsi delle emergenze. È necessario ipotizzare un reato e andare a verificare se rispetto a specifici soggetti sussistano gli estremi di quel reato. E quindi non mi piace affatto l'idea che una giunta regionale possa uscirne bene o male, che un presidente del Consiglio o un governo debbano preoccuparsi politicamente di una indagine giudiziaria, e visto che il tema è stato evocato, non mi entusiasma neanche l'idea di un magistrato, in particolare mi sembra di aver capito un procuratore aggiunto, che dichiara a indagine appena iniziata il suo punto di vista sul contenuto dell'indagine, sulle prospettive. Il riserbo, quale che sia il merito delle questioni, è una caratteristica fondamentale del lavoro del magistrato ben fatto, e quando il riserbo manca scattano a volte le condizioni che hanno portato a polemiche, a volte molto molto spiacevoli, che hanno prodotto una crisi di legittimazione della politica e della giustizia in questo paese. Mariolina Sattanino.
Volevo ricordarti l'inchiesta che tu hai citato, che è partita in Francia proprio l'altro ieri, non prende di mira le responsabilità politiche, come io credo che sia giusto, e invece vuole vedere se ci sono state delle mancanze di tipo amministrativo. Allora, perché anche noi non andiamo a vedere, visto che il 31 gennaio è stata dichiarata l'emergenza sanitaria, per quale motivo a fine febbraio e marzo non c'erano mascherine, non c'erano bombole ad ossigeno, non c'erano tutto il materiale che sarebbe potuto servire. E di protezione soprattutto anche per di il personale sanitario. Questo no? Potrebbe essere una cosa molto utile. E poi ancora, siccome è vero che non c'era un libretto delle istruzioni, però adesso sappiamo a cosa potremmo andare incontro. Perché non cominciamo a far sapere agli italiani, dico da parte delle regioni e anche del governo, che cosa si sta facendo per attrezzarsi eventualmente? E se dobbiamo vaccinarsi tutti per l'influenza perché è meglio, perché non sapere quali sono le regioni che stanno già facendo le gare per aggiudicarsi le dosi di vaccini? Perché dobbiamo sempre mettere da parte la prevenzione e non pianificare mai nulla? Cominciamo a dire che noi non vogliamo trovarci a settembre-ottobre con qualcuno che alza le mani e dice: ah, ma non sapevamo, però adesso i vaccini non ci sono. Diciamolo oggi, che siamo a giugno. Che questo, poi vediamo. Perché avremo bisogno di decine di milioni di vaccini contro l'influenza normale. No, lo perché sappiamo. Questo lo sappiamo, certo. Che è un modo per tutelarsi un po' di più rispetto a una possibile, molti esperti la giudicano probabile, nuova ondata di coronavirus. Sallusti, per tornare al Presidente del Consiglio Conte e a questi suoi stati generali che adesso sappiamo che cominceranno sabato, che sono quelli, diciamo, per la ricostruzione economica post-coronavirus, sappiamo che interverranno via Skype o via Zoom la Presidente della Commissione Europea, la Presidente della BCE, eccetera, eccetera. Come può avvantaggiarsi Conte da questi stati generali? Perché, diciamo, una piccola partita con l'opposizione l'ha persa, perché il centrodestra ieri ha detto: noi non ci andiamo, non vogliamo un altro show a disposizione del Premier, e noi ci vediamo in Parlamento nelle sedi istituzionali. Poi Conte ha fatto sapere che Villa Panfilia è una sede istituzionale, ma insomma, chi è che viene indebolito di più o rafforzato di più da questi stati generali, dalle presenze e dalle assenze? Ma io credo che sia un po' una scommessa che fa Conte, perché da una parte sicuramente ha un palcoscenico mediatico lungo 10 giorni, cioè una kermesse, più del Festival di Sanremo per intenderci, con qualche eco anche internazionale, perché appunto arriveranno il presidente, il governatore della BCE, arriveranno tutte le persone che ha appena nominato. Dall'altra però, secondo me, rischia, e il rischio è prevalente, perché al di là del merito, secondo me, ma questa è una mia opinione, è fuffa, voglio dire, si parla, la gente ha bisogno di aiuti, non di però, parole. Sallusti, ma scusami, però Berlusconi ci voleva andare, ha ragione Berlusconi che ci voleva andare, e torto Meloni e Salvini che hanno detto: no, noi non facciamo la passerella. È stata sconfitta la linea di Berlusconi. Guarda, Berlusconi per indole e per natura è uno che vorrebbe andare ovunque, nel senso che se fosse per lui credo che andrebbe da capo dell'opposizione, andrebbe a un consiglio dei ministri per spiegare al Premier cosa deve fare. E forse avrebbe o da ragione. Presidente di calcio... Da presidente di calcio, secondo me, andrebbe anche in campo con la squadra avversaria, che se la vede in difficoltà va lì a spiegargli come devono fare agli avversari, non solo ai suoi, che quello già lo fa. È politica. Però io penso, per quel poco che lo conosco, che il presidente Berlusconi, come dire, le cose le decide
a volte le azzecca, a volte le sbaglia, di suo, non se le fa imporre. Credo che nessuno sia mai riuscito a imporre a Berlusconi alcunché. Per cui io non penso che abbia cambiato idea perché la Meloni si è irrigidita, ma perché credo che la situazione è talmente in evoluzione e Conte è talmente in difficoltà che all'ultimo... no, cioè prima ha valutato che non era il caso di andarci. Chiudo dicendo il ragionamento di prima, perché Conte con questa passerella più che l'opposizione fa arrabbiare tutti gli alleati, no? Zingaretti, un'ala importante dei 5 Stelle e quant'altri, e quindi secondo me, ma è una previsione, uscirà più debole da questa kermesse di come ci sta entrando. Chiaro. Allora, sentivo Pino Corrias che non eri tanto d'accordo. Sì. Cosa ti perplime? No, per niente. No, stavolta per niente d'accordo. Intanto perché Berlusconi non solo ci sarebbe andato, ma c'è già andato a Villa Panfili, ha incontrato Gheddafi, Putin e Xi Jinping. Quindi è effettivamente una sede istituzionale. È una sede istituzionale. Gheddafi addirittura con le sue famose amazzoni che richiamarono tutti i giornali d'Europa, di tutto il mondo per l'evento. Bei tempi, di tutto il mondo. Bei tempi, e detto la Libia questo, era pacificata, io non credo... e non c'erano gli sbarchi. Bei tempi. In Libia non morivano per nulla. Per nulla in Libia ai tempi di Gheddafi. Bisognerebbe dirlo agli alleati, a Sarkozy e agli inglesi che hanno bombardato la Libia. Detto questo, io penso che non penso affatto che Conte ne uscirà indebolito, non penso affatto che sia solo una kermesse. Stanno per arrivare in Italia, probabilmente arriveranno, noi ci auguriamo che arriveranno questi benedetti 173 miliardi che sono una montagna di denaro. Ora ipotizzare 10 giorni di riflessione, di confronto, di progetti, di cosa fare di questi 173 miliardi, a me non sembra né una perdita di tempo né una passerella, mi sembra una cosa, può andare, può diventare il Festival di Sanremo, come dice Sallusti, secondo me se ben speso può essere invece l'opportunità per capire dove verranno allocati questi soldi e se saranno o non saranno... non un piano però di rinascita, siamo una Repubblica che è un termine parlamentare, terribile. Siamo una Repubblica parlamentare. Sì, ho capito, ma dieci giorni di dibattito non è che annulla 70 anni di Repubblica parlamentare. 10 giorni di dibattito, di confronto, un seminario, chiamatelo come volete, dove verranno portati dei progetti. Allora, verranno discussi dei progetti, non è che... Ci saranno chiacchiere campate in aria. Scusami, Pino, mi riaggancio a quello che prima dicevi tu, Marina Sattanino, che insomma bisognerebbe, forse gli italiani vorrebbero adesso più che i seminari, i convegni, gli stati generali vorrebbero concretezza, quindi anche perché di suggerimenti, documenti, proposte, analisi, credo che a Palazzo Chigi ne siano arrivate tantissime, non a caso per esempio... Io spero di essere smentita, ma ho sentito dire che i due personaggi che si sono occupati di spending review, i due commissari alla spending review, Perotti e Cottarelli, non sono stati invitati. Eppure sono fra le persone che più conoscono la macchina dello Stato e dove si annidano gli sprechi, per esempio. Non ci dimentichiamo poi che dal 2009 la Commissione europea ci dà delle indicazioni molto precise su quello che dovremmo fare per la nostra economia. Quelli sono altri e altro materiale molto approfondito. E poi ci sono i risultati della Commissione Colao. Ora, lasciando perdere tutti i calambur stucchevoli di questi giorni, perché io non credo che gli italiani con le loro tasse debbano pagare delle persone che poi liquidano il lavoro di questi esperti chiamandoli Colao meravigliosi,
Vigliao e battute di questo genere. Non è proprio più l'epoca per affrontare i problemi così. In ogni caso, quel documento c'è, sarebbe interessante sapere che cosa condividono, che cosa e invece concentrarsi respingono. Su quello che già c'è, insomma. E per no? quanto riguarda l'assenza dell'opposizione, è vero gli assenti hanno sempre torto, è vero che probabilmente Berlusconi, se avesse potuto, se gli avessero consentito di poter andare di persona, ci sarebbe andato, perché, e credo che sarebbe stato anche un bene, perché il presidente Berlusconi solleva sempre molto interesse. Altra cosa, per esempio, questi stati generali a porte chiuse. Quindi immaginati noi che facciamo i giornalisti, che cosa si scatenerà ai cancelli di Villadori. I poveri colleghi che dovranno seguire questa roba rincorrendo disperatamente le macchine. Ma perché? Perché? Fatecelo sapere di che fatecelo cosa parlate. Sì. Allora, io credo che l'opposizione ha deciso di non andare, anche perché forse avrebbe dovuto trattare in maniera non subalterna la sua presenza, dando l'immagine di un sistema paese che si presenta all'Europa, per esempio, dialogando con la von der Leyen, con la Lagarde, dicendo quello che gli sta bene o non gli sta bene, perché il MES sì, il MES no, esponendosi. Ma qui, caro figlio, esponendosi, c'è chi si espone troppo, chi si espone troppo poco. Che provisione vogliamo fare qui per il nostro paese per le prossime settimane? Ma rispetto agli stati generali o più in generale? Perché sugli stati generali le cose. La mia opinione non è favorevole. Sugli stati generali la mia opinione non è favorevole. Io devo in questi casi, ormai sempre più spesso in questi giorni, precisare che sono, con tutte le necessarie riserve e distinguo, tendenzialmente favorevole a questo governo. Faccio questa premessa per dire che l'operazione Stati Generali è un'operazione propagandistica, perché naturalmente non è da quel contesto che verrà una sola idea concreta su come affrontare la crisi. E quindi incredibilmente sono qui a dire che secondo me l'opposizione ha fatto benissimo a non andarci. Se io fossi stato all'opposizione non ci sarei andato. E il fatto che si tratti di una manifestazione a porte chiuse consente di amplificarne l'uso, diciamo così, propagandistico. Questo non, per me non va bene. Giusto, è vero. Nel senso che il Presidente del Consiglio ne verrà rinforzato. Ne verrà rinforzato, ma non va bene fare così. Questo, secondo me, anche questo è tutto da vedere. Però insomma avremo i prossimi 10 giorni per appurare l'effetto di questi stati generali. Intanto l'emergenza coronavirus ha contribuito a lanciare dei potenziali nuovi leader nazionali, come ci spiega Paolo Pagliaro nel suo punto. Pochi secondi di pubblicità. Come sappiamo, i sondaggi ci dicono che agli italiani è piaciuta la determinazione con cui il governo ha affrontato la drammatica crisi sanitaria. Ora, grazie a Demopolis, sappiamo anche che in questi mesi è cresciuta la fiducia nei presidenti di regione. Oggi è al 51%, in crescita di 9 punti rispetto al 42% rilevato nel dicembre scorso. Secondo l'indagine condotta dall'istituto diretto da Pietrovento, sono 7 i presidenti di regione più apprezzati, quelli cioè che ricevono una valutazione positiva dalla maggioranza assoluta dei cittadini da loro amministrati. Al primo posto, con il 75%, c'è il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito al 62% dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Sul podio del gradimento dei cittadini anche il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini con il 60%. Al 54%, alla pari, ci sono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e il toscano Enrico Rossi. Sesto posto, con il 53%, per il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, seguito dal governatore della Sardegna Christian Solinas al 51%. Nella graduatoria dei cittadini, un buon gradimento con valori tra il 49% e il 40% ottengono anche Toti, Liguria all'ottavo posto, poi Zingaretti, Lazio, Emiliano, Puglia, Santelli, Calabria, Marsilio, Abruzzo. Più indietro, tra le altre regioni con oltre 1 milione di abitanti, i presidenti di Lombardia, Piemonte e Marche, Fontana, Cirio e Ceriscioli. Molto marcati risultano i trend derivanti dagli effetti della gestione coronavirus.
In quattro regioni l'apprezzamento dei cittadini segna profonde differenze rispetto al dicembre scorso. In sei mesi De Luca guadagna 25 punti, passando dal 37 al 62%. Forte incremento anche per il Veneto Zaia, dal 60 al 75. Cresce di 14 punti Musumeci, dal 39 di dicembre al 53% di oggi. Di segno opposto il trend in Lombardia, dove il governatore Fontana perde 16 punti nel gradimento dei cittadini, passando dal 54 al 38%. Grazie, grazie Mariolina Sattanino, grazie Alessandro Sallusti, grazie Pino Corrias, grazie Gianrico Carofiglio. Ricordo che è nelle librerie il suo nuovo libro Non esiste saggezza, pubblicato da Einaudi. Ricordo anche che invece col suo precedente libro La misura del tempo lei è entrato nella sestina del premio Strega. Avremo modo di parlare di tutto questo. Adesso vi lascio Andrea Purgatori, che vi introduce a una serata evento dedicata ad Alberto Sordi, quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.